Può fare un po' ridere come nome, però quando parliamo di periodo gravettiano, stiamo parlando di un periodo che va da 34.000 anni fa a 24.000 anni fa, e quindi la fase della preistoria europea. E la possiamo categorizzare come il paleolitico superiore. Quindi, durante questo periodo, quella che viene chiamata industria litica sarebbe di fatto l'età della pietra, in cui infatti si trovano molte punte di freccia, si trovano piccole figurine votive, si trovano incisioni, pitture. E quindi, nonostante parliamo dei cosiddetti uomini delle caverne, possiamo nonostante questo individuare una ricchissima cultura sia a livello materiale che a livello spirituale. Questo periodo è importante perché cominciamo a vedere quanto l'uomo sia in grado di adattarsi nonostante le condizioni estreme, perché ricordiamoci che circa 30.000 anni fa ancora era periodo glaciale, quindi condizioni climatiche di freddo estremo. Nonostante questo, l'uomo riuscì ad espandersi in numerose parti dell'Europa, specialmente l'Europa centrale e l'Europa orientale. E tutti gli artefatti che sono stati trovati testimoniano quindi un livello culturale molto, molto elaborato. E ci danno anche delle importanti informazioni per capire quali fossero le strategie di sopravvivenza e quali fossero appunto gli indirizzi culturali di queste persone. Naturalmente parliamo di cacciatori e raccoglitori, che quindi cacciavano grandi mammiferi, come per esempio i mammut, ed essendo raccoglitori perché dalla natura raccoglievano tutto ciò di cui avevano bisogno. Solitamente vivevano in piccoli gruppi e utilizzavano dei rifugi temporanei, come potevano essere delle caverne, oppure allestivano dei campi all'aperto. Ciò che ci rimane di quella cultura sono senza dubbio gli utensili in pietra, l'arte rupestre e gli oggetti personali che usavano per adornarsi. Le attività quotidiane naturalmente erano incentrate sulla sopravvivenza, perché l'ambiente era molto difficile, e un ruolo fondamentale aveva la loro socialità e le loro tradizioni culturali. Naturalmente la loro aspettativa di vita era molto bassa in confronto agli standard odierni. Poteva essere raro che qualcuno arrivasse ai 40, ai 50 anni, ma in media era improbabile riuscissero a superare i 30, perché le condizioni di vita erano dure, perché non c'erano naturalmente risorse mediche come le intendiamo oggi, e perché i tassi di mortalità erano molto alti sia a livello infantile che giovanile. Consideriamo che anche il mondo in cui vivevano era ostile non soltanto per il freddo, ma anche per gli animali selvatici che erano ovunque, e anche molto aggressivi, perché c'erano naturalmente i lupi, c'erano i rinoceronti lanosi, c'erano i bisonti, i cervi, i cavalli selvatici, ma anche animali più piccoli, tipo le lepri, che comunque per la loro sopravvivenza erano molto importanti perché fornivano cibo, gli animali che uccidevano venivano in qualche modo riciclati per le pellicce, per i denti, per le ossa, quindi nulla andava sprecato e tutto quanto veniva utilizzato per fornire cibo, vestiti e utensili. Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, l'Europa all'epoca non era ricoperta da grandi boschi sterminati, perché in realtà a seguito delle basse temperature era molto più diffusa uno scenario tipo l'attuale tundra, l'attuale steppa, e anche gli alberi che erano presenti erano solo quel tipo di albero che si può adattare al freddo. Quindi ci vengono in mente i pini, le betulle, gli abeti, anche se chiaramente l'Europa è grande e nelle zone più meridionali il clima era leggermente più mite e si potevano trovare anche querce, noccioli. E gli abitanti dell'epoca in questi ecosistemi
riuscivano a trovare tutte le risorse essenziali per la sopravvivenza. Quindi ho fatto questa introduzione sul periodo gravettiano per introdurre un interessante studio che è stato fatto per comprendere queste persone, perché chiaramente a noi non è rimasto nulla di scritto. Quindi per cercare di capire chi fossero queste persone, le uniche cose che abbiamo sono i loro utensili, i loro monili. E quindi c'è stato questo team di antropologi dell'Università di Bordeaux che ha scoperto le prove di 9 distinte culture dell'attuale Europa durante appunto il periodo gravettiano. Questo studio è stato pubblicato su Nature Human Behavior e hanno analizzato gli ornamenti personali indossati tra 24 e 34 mila anni fa. Già noi sappiamo che gli esseri umani si adornano con monili da migliaia di anni, da sempre. Però in particolare in questo studio gli ornamenti indossati sono stati esaminati con particolare dovizia di particolari, cercando di trovare un pattern comune. In quell'epoca le persone si vestivano con le pelli di animali e i loro monili erano praticamente raccolti dall'ambiente intorno a loro. Quindi parliamo di ossa di animali, di avorio, di pietre. I più fortunati trovavano conchiglie, l'ambra, che ha sempre attratto per la sua bellezza, e naturalmente il legno. Poi alcuni oggetti venivano semplicemente indossati così come erano. Altri venivano elaborati, quindi venivano scolpiti o magari venivano fatti dei fori per aggiungere un filo. E i ricercatori hanno quindi identificato caratteristiche uniche su questi ornamenti per distinguere le subculture e hanno trovato differenze consistenti tra gruppi in diverse aree. Per esempio, la preferenza per oggetti bianchi nell'Europa orientale e per oggetti più colorati per le popolazioni che vivevano oltre le Alpi. Quindi le differenze erano abbastanza forti da identificare ben 9 gruppi culturali distinti. E questa è una cosa di una rilevanza notevole, perché in mancanza di altri elementi, niente di scritto per distinguere le culture, questo rimane un modo affascinante per categorizzare popoli ormai persi nel tempo.